first thing you know, you own things. A car, for instance. Now your whole life is messed up with a lot more stuff. You got license fees, and number plates, and gas, and oil, and taxes, and insurance, and identification cards, and letters, and bills, and flat tires, and dents, and traffic tickets, and motorcycle cops, and courtrooms, and lawyers, and fines, and a million and one other things. And what happens? You're not the free and happy guy you used to be. Queste cose si dicevano già nel 1941. Per fortuna il Novecento è passato e con esso sta passando anche l'era dell'automobile, anche se qualcuno pensa ancora il contrario. L'industria dell'automobile viene chiamata anche l'industria delle industrie. L'auto, anche per come è concepita oggi, costituisce ancora l'industria delle industrie. Per fortuna qualcun altro guarda ancora i vecchi film di Frank Capra. L'automobile ormai è chiaro a tutti che sono più i problemi che crea di quelli che risolve. Io credo che il numero di macchine per abitante in Italia sia assolutamente esagerato rispetto a quello che c'è negli altri paesi, dove la cultura dell'automobile è molto meno spinta e dove ci sono dei sistemi alternativi di veicoli tipo biciclette. Il XXI secolo è l'era della bicicletta. Vorreste saperne di più? Non siete convinti? Io su questa cosa ci ho scritto un libro. Non è un libro per fare greenwashing a se stessi, come dire, dare una bella mano di verde alla propria coscienza. Vorrei davvero che usaste il più possibile la bicicletta, soprattutto se usate l'automobile tutti i giorni e pensate che non sia possibile fare altro. In altre parole, faccio sul serio. Compratevi una bicicletta!